quali sono le vostre richieste? Sì, in effetti il disegno di legge del Rio è approdato in Senato, non è ancora stato calendarizzato, sono partite le audizioni proprio ieri. Ieri ci sono stati costituzionalisti che sostanzialmente hanno demolito il DDL del Rio, così come avevano già fatto la Camera, ma c'è questa ostinazione da parte del governo di andare avanti con un disegno di legge che non potrà che generare il caos istituzionale. Soprattutto rappresentando questo disegno di legge come una semplificazione. Faccio solo un esempio, se dovesse andare in porto così come è scritto, in Italia ci saranno 19 più una città metropolitane, ovvero una in più rispetto a tutta l'intera Europa. Quindi bisogna smetterla di raccontare palle alla gente, questo disegno di legge non funziona, non è applicabile, deve essere assolutamente accantonato e soprattutto bisogna essere seri. Se pensiamo per quanto riguarda ad esempio in Lombardia, la nostra regione in 15 anni ha delegato funzioni ai territori, quindi alle province, e ci ha messo a fare questo processo circa 15 anni e grazie a questo abbiamo creato, diciamo così, quello che è il sistema lombardo costituito dalla regione, dalle province e dai comuni, che è il più efficiente insieme alle aziende ovviamente di tutta Italia. Pensare di smantellare questo sistema, di far ritornare indietro queste deleghe che sono state attribuite in 15 anni sui territori, aumentando l'efficienza in 6 mesi, vuol dire o essere in malafede, come io credo, o non conoscere minimamente che cosa vuol dire amministrare. Quindi il disegno di legge del Rio, se anche dovesse essere approvato, non è applicabile. Ecco, nel frattempo molte province stanno valutando il ricorso. Voi pensate di attivarvi insieme da questo punto di vista? Ma c'è anche un'altra questione. Nella legge di stabilità è stata inserita una norma che prevede il commissariamento delle province e anche questo ritengo che sia un fatto molto grave perché il testo unico sugli enti locali prevede delle motivazioni precise per le quali si commissariano gli enti previsti in Costituzione e la provincia è un ente previsto nella Costituzione, così come i comuni, così come la regione, così come lo Stato. Ebbene, questi motivi sono infiltrazioni mafiose piuttosto che buchi di bilancio, cose di questo genere. Non mi risulta che le 54 province che la legge finanziaria prevede di commissariare con una legge ordinaria, quindi ovviamente con dei profili di anticostituzionalità evidenti, siano in queste condizioni. Per cui viviamo un paradosso in Italia dove ci sono i comuni, magari da altre latitudini, che fanno i buchi di bilancio e lo Stato che li copre, lo possiamo dire, no? Posso citare il caso di Roma, ma non solo, ce ne sono anche altri. E poi ci sono le province virtuose, magari come la mia, che addirittura sono tra le prime tre più virtuose d'Italia, che per legge ordinaria dovrebbero essere commissariate semplicemente perché c'è qualcuno che vuole fare dei proclami, andare a porta a dire che è più bravo degli altri, e lasciando poi disastri sui territori e disservizi sui territori. Ecco, io credo che bisogna porre fine a questo cinema, perché stiamo parlando di questo, stiamo parlando di cinema e di teatro, ma bisogna essere persone serie. Forse noi lo siamo perché io sono un presidente, come i miei colleghi, eletto direttamente dai cittadini e ci fermano tutti i giorni per strada i cittadini che ci hanno eletto a chiederci conto. Forse se fosse così anche per altri amministratori sarebbe più difficile, fare dei proclami, magari alla televisione, e poi lasciare i disastri sui territori. Domani a Roma ci sarà la riunione del Lupi. Domani a Domani a Roma, Roma ci ecco. sarà la riunione dei lupi al mattino e al pomeriggio la riunione delle città metropolitane. Quindi con quale proposto, anche ultimatum, eventualmente andate a quel tavolo voi? Guardi, io direi proposta e forte grido di allarme nell'interesse dei cittadini. Gli ultimatum, voglio dire, poi lasciano anche un po' il tempo che trovano. Ma il fatto di difendere gli interessi dei cittadini del territorio credo che sia indispensabile. Se si allontana dalla lettura del cittadino, il controllo del cittadino, i momenti di governo, qui noi stiamo assistendo a un neocentralismo nazionale che è veramente pazzesco, è contrario a tutto ciò che in questi ultimi 6-7 anni si è parlato in termini di carta delle autonomie, in termini diciamo di federalismo e quindi di maggior controllo del cittadino sulla spesa. Se guardiamo i dati che vengono presentati dai centri studi di cui parlavo prima, la Bocconi, il Censis, la Corte dei Conti, dicono che le province mediamente sono le istituzioni più attente, più parsimoniose, che meglio gestiscono.